Seconda amichevole per la Salernitana di Mister Sanderra in quest'ultima fase di ritiro in Basilicata. I Granata allo stadio comunale di Chiaromonte hanno affrontato il Real Metapontino, militante nel campionato di Serie D ed allenato da Pasquale Logarzo. Il primo tempo della partita è terminato senza reti. Al 28esimo Munard sostituisce Pasquale Foggia per un affaticamento muscolare. La ripresa inizia senza sostituzioni. Per ulteriori esperimenti tattici Sanderra attende il nono, effettuando un doppio cambio. Entrano Gustavo e Guazzo per Zamba e Ginistra, con Volpe che viene schierato da regista. L'ingresso dei due attaccanti da maggiore verba alla compagine granata. Al 14esimo Gustavo, servito sul secondo palo da Guazzo, che giostrava da esterno, colpisce di testa e manda di pochissimo alto sulla traversa, facendo le prove generali del gol. Dopo 3 minuti arriva il vantaggio sulla falsa riga dell'azione precedente. Questa volta il traversone è di Nalini, che trova il brasiliano bravo ad insaccare con un colpo di testa in tuffo. Al 24esimo è Guazzo a rendersi pericoloso con una diagonale ad incrociare che si spegne sul fondo di non molto. Sul finire del tempo ancora Guazzo ha avuto la possibilità di raddoppiare su imbeccata di Munard, ma anche in questa circostanza la mira non è stata delle migliori. La Salernitana adesso affronterà l'ultima amichevole giovedì prossimo a San Gregorio Magno, prima dell'inizio del campionato con l'esordio all'Arechi con il Lecce.